Amici di Passioni Meccaniche, come avevo promesso, vi porto a vedere anche ogni tanto qualcosa che non sono orologi, ma oggi un'automobile, guardate, Link & Co, una nuova arrivata sul mercato italiano, che in realtà non è così nuova, perché in Cina la vendono già, non con questo powertrain. Questa è la ibrida, la FEV, anzi la ibrida plug-in, vedete qui, qui c'è la spina per ricaricare a casa, cerchi da 20, bellissima la finitura blu, full optional, tetto panoramico, ovviamente portellone automatico. Capacità del bagagliaio non da record, ma perché qui abbiamo tutti i fili per ricaricarla. Purtroppo una prova veloce, abbiamo pochissimo tempo, ma giusto per farvi dare un'occhiata. Gruppo Geely, sostanzialmente è un XC40 questa, con motore a benzina più elettrico, 70 km di autonomia in elettrico. Adesso ve la faccio vedere dentro. Guardate la finitura del sedile blu, è in tessuto, è un tessuto ecologico, non hanno voluto usare la pelle. Ovviamente display virtual cockpit, un grande schermo centrale dove voi avete un sacco di funzioni e di informazioni. Vi faccio vedere qualcosina se si avvia. Perfetto, navigatore. Un bello schermo gigante, se riusciamo a farlo funzionare. Non riusciamo a farlo funzionare, non importa, eccolo qua. Risponde bene ai comandi, bello schermo grande. Poi abbiamo l'aggiorno in camera, questa è una fantastica novità che ci fa vedere dentro per farci selfie. E anche fuori, se troviamo un paesaggio che non è il nostro caso, ma... Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo detto la navigazione, giorno in camera, l'auto, tutte le opzioni dell'auto. Qui ci sono le tre modalità di guida, ibrida, power e pure, solo elettrico, abbiamo detto 70 km di autonomia. Adesso andiamo a farci un giro e la vediamo in movimento. Partiamo, facciamoci un giretto con la Link & Co. Sentite che silenzio. Se non siete abituati a una macchina elettrica, vi sembrerà di essere su un tappeto volante, perché non si sente assolutamente nulla. Fino a queste velocità il motore termico non entra neanche in gioco. La souplesse è massima, veramente veramente comoda, morbida. E vedete che bella, che bello schermo grande, il navigatore. Abbiamo la carica induzione, ovviamente abbiamo anche il parcheggio automatico, che non so se riuscirò a farvi vedere perché purtroppo la prova è molto breve. Abbiamo qui il tetto panoramico, anche apribile, ovviamente vedete che bellezza. E poi cos'altro dirvi di quest'auto? È arrivata in Italia in questo mese, le consegne sono un po' a rilento purtroppo, speriamo che arrivi presto a chi l'ha ordinata, perché Link & Co sta privilegiando le grandi città, Roma e Milano, e poi andrà a consegnarla a livello capillare poi a tutti quelli che l'hanno ordinata. Qui c'è un bel pozzetto, tanto per dirvi, portabibite, bracciolo dove ci sono le prese USB, c'è anche un USB-C, tra USB tradizionale e USB-C, assolutamente. Adesso vi faccio sentire l'impianto Infinity, che suona veramente bene. Un suono veramente pulito, ottimo. E cosa dirvi? Adesso l'andiamo a riportare, a riconsegnare, è stato breve ma intenso. Spero di potervi portare altre auto, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao.